Cari ragazzi, vi do il benvenuto alla Camera dei Deputati. Qui ci troviamo nella biblioteca del Presidente e questo è proprio il tavolo dove normalmente noi facciamo quelle che si chiamano la conferenza dei capigruppo. Noi cercheremo di organizzare, proprio come facciamo normalmente, un calendario delle leggi e poi successivamente magari ne proporremo qualcuna a tutti i gruppi politici e cercheremo di lavorare nelle future conferenze dei capigruppo anche proprio rispetto alle leggi che voi avete promosso. Oggi il diritto che vi vorrei portare è proprio quello di essere bambini, perché molto spesso gli adulti scaricano su di noi le loro tensioni. Un altro diritto non praticato è il divieto di discriminazione nei confronti di un bambino con la pelle scura o in base alla religione che pratica o se ne è privo. Che noi stiamo chiedendo e stiamo chiamando alle istituzioni di dare un'accoglienza adeguata ai minorenni immigrati che sono arrivati in Italia. Molto spesso gli adulti, per farci raggiungere gli obiettivi che hanno deciso per noi, riempiono le nostre giornate di impegni. Ci manca il tempo per noi, quindi lasciateci il diritto di annoiarci qualche volta. Quelli che vogliono fare qualcosa, che vogliono studiare, chiediamo che siano rispettati, che avranno l'opportunità per andare a scuola. Potrebbe essere istituito, diciamo, uno sportello d'ascolto che riguardi in maniera più specifica il rispetto dei nostri diritti. Il primo diritto è avere diritti, poi il secondo lo dici tu. Poi vorrei tanto fare i complimenti a questi ragazzi stranieri che parlano meglio di me l'italiano, che io ci sto da 9 anni. Io intanto vi volevo ringraziare per essere venuti qui oggi, per aver espresso dei concetti assolutamente fondamentali che la nostra Repubblica riconosce e protegge ad ogni costo, a partire dal diritto dei minori.